Baioni, quanto è grande l'area incendiata? Guarda, adesso da una valutazione empirica, più o meno dai 3 ai 5 ettari di macchia, sterpaglia e arbusti. Più o meno una valutazione così empirica che abbiamo fatto una stima che posso fare adesso. Chiaramente è tutto un pochino da valutare. A che ora è successo l'accaduto? Dunque, io credo che l'accaduto sia successo, noi siamo intervenuti, mi pare, verso le 11 qui. Chiaramente noi siamo del comando di Pesaro, siamo venuti in supporto a Fano perché il distaccamento era fuori per un altro intervento. Chiaramente noi ci avvicendiamo in base alle esigenze di servizio, quindi siamo intervenuti, non mi pare, verso le 11 e poi abbiamo avuto il supporto di Fano appena intervenuto, ha finito l'intervento, chiaramente è venuto a darci un supporto complementare. Al momento avete la situazione sotto controllo? Adesso il fuoco è sotto controllo, chiaramente è stato allertato l'elicottero della regione, quindi in servizio AIB, e che ha provveduto chiaramente al supporto degli uomini a terra con più o meno una trentina, forse trentina di lanci. Chiaramente adesso la situazione è sotto controllo, l'elicottero è rientrato alla regione, quindi a Cingoli, lui ha la base a Cingoli, e quindi non c'è più bisogno del proprio intervento. Chiaramente è stato un supporto valido, perché in questo caso, essendo prendendo fuoco chiaramente tutta la scarpata e l'estensione è abbastanza ampia, in più la zona impervia, ci ha dato un aiuto non indifferente. Con quanti mezzi siete intervenuti? Noi siamo tutti con cinque mezzi e più o meno 12 uomini. Adesso partiranno le operazioni anche di bonifica? Allora, il supporto a noi, chiaramente abbiamo una convenzione che ci permette di chiedere il supporto della protezione civile in modello AIB, quindi cindi sterpaglia. Quindi loro fanno una bonifica e un controllo anche della situazione, anche in assenza nostra, autorizzato chiaramente dalla direzione di Pesaro, delle Marche.